potrebbe dire che i temi fondamentali dei Malavoglia sono di tre tipi. C'è un tema etnologico, un tema sociale e politico e un tema filosofico. Sul piano etnologico, Verga ha voluto fare un romanzo etnologico, cioè un romanzo costruito sul folklore siciliano, sullo studio delle abitudini, dei costumi e anche del tipo di cultura dei siciliani. Per esempio, nei Malavoglia ha impiegato circa 300 proverbi, il che rivela uno studio specifico in questa direzione, fatto consultando il Pitré, consultando il Rapisarda e vari studiosi di folklore siciliano. C'è poi l'aspetto sociale e politico, si potrebbe dire, e questo è stato detto anche da critici dell'epoca, che i Malavoglia sono uno studio sociale. Questo studio sociale è costruito sulla base dell'inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino e quindi sui temi che Franchetti e Sonnino avevano posto sul tappeto. Il tema della piccola proprietà, il tema dell'usura che opprime la piccola proprietà, il tema della leva militare, il tema della corruzione delle amministrazioni locali e così via. Semmai si può dire, per entrare più da vicino a studiare la posizione politica di Verga, che Verga condivideva il programma di Franchetti e Sonnino che veniva chiamato dell'alternativa agraria, cioè condivideva la necessità di fare una lotta per dare più spazio ai proprietari terrieri del sud oppressi da un tipo di sviluppo squilibrato, cioè che andava a tutto vantaggio del nord. E fin qui era d'accordo con Franchetti e Sonnino. Semmai un disaccordo o almeno una lontananza da questi due autori sta nella prospettiva. Mentre Franchetti e Sonnino sono ottimisti, si fanno delle illusioni sulla sorte dei piccoli proprietari, Verga queste illusioni non se le fa. Quanto al tema del progresso, bisogna dire che Verga ne coglie soprattutto gli aspetti negativi. Verga cioè vuole studiare le conseguenze che il progresso porta penetrando in una società arcaico-rurale. In questo caso il progresso divide in due la famiglia Malavoglia, contrapponendo al vecchio padron Toni, custode delle tradizioni, il giovane Ntoni, che invece rappresenta il progresso, è il portavoce del progresso. Ovviamente in questa scelta, cioè nella scelta di mostrare il risvolto oscuro del progresso, Verga dimostra un'estrema originalità nei confronti dell'ideologia positivistica allora di moda, la quale era del tutto ottimista. Verga invece mostra gli aspetti negativi del progresso. Il mare è amaro, ha detto Lucia, e anche il lavoro è amaro se il guadagno se lo mangiano tutto i grossisti.